Ben svegliati e benvenuti alla nostra rassegna stampa web, il primo appuntamento con l'informazione quotidiana di Super J. Anche oggi andiamo a leggere quelle che sono le principali notizie di Marche e Abruzzo e cominciamo subito parlando delle Marche. Apriamo il Corriere Adriatico nella home page. In prima pagina, banditi sequestrano famiglia, shock a casa di un primario, accaduta questa rapina a San Severino Marche. Racconto di Angelo Mantovani: avevano un coltello, un piede di porco e una spranga, sono stato io a trovare i miei cari chiusi nel bagno. E ancora, si ribalta con l'auto sul posto, l'eliambulanza, Cupra Montana, Marche pioggia senza tregua, frane e fiumi al limite. Ancora il raid, bandito armato di pistola fa irruzione in una banca. Ma spostiamoci ora direttamente nella pagina che riguarda le Marche. E in prima pagina l'apertura sul maltempo, pioggia senza tregua, frane e fiumi al limite. E Trenta chiede l'incontro con Marche 2020 verso le regionali. E chiederà a breve un incontro con gli esponenti di Marche 2020. Inchiesta sui fondi regionali, gli indagati sfilano dai PM ad Ancona, sarebbero una trentina su 66 gli indagati che hanno appunto sfilato dai PM ieri mattina. E Nero Giardini parte alla conquista dei giovani con la nuova collezione. Ma spostiamoci ora nella provincia di Ancona, perché un contatore è andato a fuoco e i residenti restano bloccati in casa a causa di questo rogo. E la colazione d'onore, infatti il cardinale Menichelli a pranzo con Mattarella, il presidente della Repubblica, ha offerto oggi proprio il pranzo al cardinale Menichelli. E un'anziana è stata trovata morta senza vita in casa, il decesso ad Ancona. L'arresto minaccia e picchia tabaccaia per 125 euro sempre ad Ancona. Spostiamoci questa volta nelle Marche, andiamo a vedere qui in prima pagina la notizia di apertura che abbiamo letto prima, ma questa volta andiamo ad approfondirla perché questa rapina shock e questo sequestro avvenuto a San Severino Marche. Rapina a mano armata a casa del primario di ginecologia dell'ospedale di San Severino, Angelo Mantovani. È successo ieri intorno alle 21 a Pitino. Per circa mezz'ora tre banditi armati di coltello hanno tenuto sotto sequestro tre donne e due bambini. Scavalcata la recinzione, approfittando del fatto che la porta d'ingresso era aperta, sembra che vi fosse anche la chiave. I rapinatori, che parlavano con un accento dell'est, si sono introdotti nella villa. I malviventi avevano il colpo coperto da passamontagna, hanno minacciato la padrona con un coltello e hanno prelevato 1.500 euro dalla cassaforte. Ma torniamo sempre sui titoli. Nella provincia di Macerata, operaio sorprende i banditi e sventa un furto da 200.000 euro a Civitanova Marche SOS per la sicurezza. E ruba uno smartphone a Porto Recanati, un ladro è stato però tradito da un selfie. Aveva rubato un Samsung S4, ma poi è stato scoperto proprio a causa di una foto. E ancora maltempo, Pino abbattuto dal vento, un'auto distrutta al parcheggio a Macerata. Paura ieri mattina proprio nel parcheggio del distretto sanitario a Macerata. Ma ci spostiamo nella provincia di Fermo, perché andiamo ora a Porto San Giorgio, perché l'opposizione consigliare ha proposto l'istituzione delle ronde. A questo proposito abbiamo un servizio che ci illustra i particolari di quanto è accaduto. Vediamo. Sabato scorso si è svolto a Porto San Giorgio un consiglio comunale aperto sulla sicurezza, in cui il primo cittadino Nicola Loira ha portato le sue proposte. Proposte che non sono piaciute all'opposizione ed in particolare al capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, Carlo Del Vecchio. Ma dal mio punto di vista no, perché il progetto che è stato illustrato parla del progetto del vicinato, in quanto è palese che se qualcuno vede che uno scavalca la proprietà di un altro è pronto a chiamare le forze dell'ordine. La proposta che avevo lanciato io, che
che è stato sempre il mio cavallo di battaglia, sono le ronde armate di telefonino e di torcia, e fare pattugliamento per Porto San Giorgio, e di riattivare ed attivare di più, dal momento che il comune è un comune florido che è di soldi e quant'altro, di mettere a disposizione di mettere in funzione le telecamere, e di mettere le telecamere sulle vie, sulle piazze, sui giardini e quant'altro possa occorrere, in modo che possiamo tenere sotto controllo i cittadini e chiunque voglia venire a Porto San Giorgio a fare delle cattivazioni. Il sindaco, tutto questo, quello che ha risposto, ha portato avanti questo progetto del vicinato, che ha illustrato questo locotenente dei carabinieri, ma dal mio punto di vista lascia il tempo che trova, non ha nessun seguito da nessuna parte del territorio. E le telecamere invece, il sistema di videosorveglianza? Il sistema di videosorveglianza la vedo una cosa molto positiva, e abbinandoci insieme il discorso delle ronde e quello che avevo sempre sostenuto io, la vedo molto positiva per il nostro territorio, che sta succedendo ormai di tutto e non si è più sicuri delle nostre case, dei nostri negozi, perché bisogna essere vicini ai cittadini, vicini ai commercianti. E sempre a Fermo, ancora in prima pagina, il maltempo, è stata chiusa la variante del ferro a causa di un fiume d'acqua ed è emergenza perché le Marche sono di nuovo allagate, soprattutto nel territorio fermano. Processo per doping, culturisti nel mirino a Porto Sant'Elpidio. Mentre un giovane deve scontare 8 giorni, è stato arrestato questo minorenne dai carabinieri del Radio Mobile. E a Fermo c'è verde, mondo agricolo in vetrina, ma ci spostiamo ora in provincia di Ascoli Piceno, anche qui il maltempo, frane, strade chiuse, la viabilità va in tilt. Approfondiamo questa notizia sul maltempo. Sta piovendo in maniera ininterrotta su tutto il territorio provinciale, si ripropone quindi il problema di frane, smottamenti. L'ufficio tecnico della provincia ha dovuto chiudere al transito la strada di Fonte Antico che collega la Valtesino a Ripatransone. Problemi per il fango si registrano anche sulla strada tra Cossignano e Carassai. Problemi alla circolazione stradale sono segnalati anche sulla superstrada Ascoli Mare. Nel territorio invece del comune di Folignano è stata chiusa al transito la strada a Castel Folignano a causa del sopravvento stato di pericolo derivante da una frana da monte. Insomma, ancora problemi a causa del maltempo e delle frane da esso procurate. E gli altri titoli, dragaggi, pescatori pronti a bloccare le strade a San Benedetto del Tronto. Paura per il suono del clacson e macchinario scaccia topi a Castel Folignano, l'allarme. Bene, ora ci spostiamo invece in Abruzzo e apriamo il sito abruzzese City Rumors. Anche qui andiamo a leggere i principali titoli. Pineto, i dipendenti del Mercatone 1 in sciopero da ieri fino a domenica. Torna il maltempo in Abruzzo, pioggia e vento forte. A patente sospesa, consigliere comunale, l'Aquila tampona carabinieri e si spaccia per il suo gemello. Lanciano usava la carta di credito del marito dell'amante, a processo l'uomo. Rissa sfiorata in consiglio regionale sui punti nascita, il pensiero di maggioranza e opposizione. E ancora falle negli acquedotti, città Sant'Angelo senza acqua. Ripedicivi Tella al vaglio, la totale evacuazione del paese a causa della frana. E a Teramo la pioggia sommerge il guado di Carapollo. C'è anche una foto di ciò che sta accadendo al guado. E maltempo, sempre Castellalto, la provinciale 25A si viaggia a senso unico alternato. E a Giulianova Vassanella, ente porto, pensa al ritorno dell'idrovolante. Mentre a Pescara, tonno rosso di frodo, la guardia costiera di Pescara ne ha sequestrati 400 kg, un blitz della polizia marittima. E filiera della carne, squadre di caccia, il piano anticinghiali che è stato varato dalla provincia di Pescara. Farmacia comunale di Montesilvano, i conti non tornano, ad Anelli serve la commissione di indagine. Mentre ci spostiamo nella provincia di Chieti, a Monteodorisio cedono gli assi in alluminio nella scuola, 2 studenti feriti sono finiti al pronto soccorso ma per fortuna non sono gravi.
E a Lanciano niente lavori a Torre Marino, rinviata la sospensione idrica. Ma ci spostiamo ora sempre su City Rumors, nella pagina Teramana. A Giulianova Vasanella, appunto, abbiamo detto che pensa al ritorno dell'idrovolante, ma c'è una notizia di cronaca, appunto, di Martinsicuro, operazione antidroga, due arresti, tunisino armato di coltello minaccia i carabinieri. Sono stati arrestati dai carabinieri di San Benedetto questi due tunisini. A questo proposito abbiamo un servizio che ci svela i particolari di quanto accaduto. Vediamo. I carabinieri di San Benedetto sconfinano, seguono alcuni tossici delle Marche che si rifornivano di eroina a Martinsicuro e arrestano due tunisini, un uomo e una donna, non prima di aver disarmato uno dei due che cercava di aggredirli impugnando un coltello a serramanico. È solo l'atto conclusivo di un blitz antidroga pianificato dai carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto, diretti dal capitano Pompeo Quagliozzi, che la scorsa notte hanno setacciato in lungo e in largo il quartiere Tronto di Martinsicuro, una delle zone dello spaccio. I militari da giorni erano sulle tracce di alcuni consumatori di droga, che erano soliti attraversare il Tronto per acquistarla a Martinsicuro. Seguendo gli spostamenti di tre marchigiani, i carabinieri sono risaliti ad una giovane tunisina di 29 anni, che è stata trovata in possesso di poco più di 1,5 grammi di eroina. A quel punto è scattata la perquisizione in casa della donna, in via del Porto, con l'ausilio dei carabinieri della locale stazione. Alla vista dei militari, il compagno della donna di 27 anni, sempre tunisino, è andato in escandescenza. Prima con calci e pugni, poi brandendo un coltello, ha cercato di evitare la perquisizione. L'uomo è stato poi bloccato e arrestato e in casa sono stati rinvenuti altri 5 grammi della stessa sostanza, oltre a 1000 euro in contanti e alcuni telefoni cellulari. I due nordafricani sono stati arrestati. La donna è stata messa alla detenzione domiciliare, il compagno rinchiuso in una camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di San Benedetto in attesa dell'udienza di convalida. Rissa sfiorata in consiglio regionale sui punti nascita, come abbiamo già letto tra i titoli su City Rumors. Andiamo a vedere però il pensiero di maggioranza ed opposizioni su quanto è accaduto. E il sottosegretario D'Alessandro, per esempio, dice: chi non argomenti ritiene di poter colmare il vuoto con le urla e le offese. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della giunta Camillo D'Alessandro, commentando la protesta dei consiglieri di minoranza di fronte alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio di chiudere la seduta senza discutere la risoluzione sui punti nascita. Hanno avuto 66 mesi di tempo, prosegue D'Alessandro, e non sono riusciti ad uscire dal commissariamento della sanità. Ed oggi ritengo di avere il diritto all'urlo. Non sono riusciti a realizzare la società unica dei trasporti ed urlano. Non sono riusciti a riformare la sanità ed urlano. La replica però di Febo, di Forza Italia. Quando il bue dice cornuto all'asino, il sottosegretario D'Alessandro ha una bella faccia tosta ad accusare il centrodestra di urlare perché non ha argomenti. È quanto dichiara il presidente della commissione Mauro Febbo, che aggiunge: D'Alessandro forse dimentica di quanto più volte hanno fatto in aula negli anni scorsi lui e i suoi colleghi dell'allora minoranza, compreso il presidente Di Pangrazio, ad esempio i cartelloni esposti durante i lavori o le proteste e il rilancio dei fogli in occasione dell'approvazione del bilancio del dicembre 2013. Ma torniamo ora sempre sulle notizie di apertura, perché a Teramo, in lotta agli evasori, c'è stato appunto un accordo tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. È stato siglato ieri mattina questo accordo in collaborazione tra il procuratore capo della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero, il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Federico Monaco e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Primavera. Bene, ora una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con la nostra rassegna stampa tra poco. Ma spostiamoci ora ancora nelle Marche, apriamo il sito Riviera Oggi per leggere i titoli della giornata. I pescatori non ci stanno, il 26 marzo pescherecci fermi al porto proprio per protesta.
Arcipreti a tutto campo, tifosi, Moneti, Bucci, Borsoi, Mosconi e Paolucci. Lega Pro, puntiamo ai playoff. Il Tesino, il torrente divora gli argini. Pier Gallini, il sindaco, dice fenomeni eccezionali. Sole, mare e amore, la San Benedetto degli anni 60. E Pasqua e Pasquetta gustano all'agriturismo il sapore della luna. Ma approfondiamo la notizia che riguarda la polemica da parte dei marittimi san benedettesi. Infatti nel pomeriggio del 25 marzo una delegazione di pescatori ha ottenuto un incontro con il sindaco Giovanni Gaspari per parlare della questione. Più di 300 marittimi rischiano di rimanere a casa. L'ordinanza non ancora esecutiva, resa nota dalla Capitaneria di Porto inerente ai fondali dello scalo, sta suscitando malessere nell'ambiente della marineria san benedettese. E questa delegazione ha ottenuto un incontro con Gaspari proprio per parlare di questo. E si sono fatti i punti della vicenda. I pescatori hanno fatto intendere che l'esecuzione di tale ordinanza potrebbe essere letale all'intera marineria. I pescatori intanto hanno deciso di non lavorare nella giornata del 26 marzo. Ma torniamo in prima pagina e andiamo a leggere anche a cosa sta accadendo al torrente Tesino di Grottammare. Il torrente infatti sta divorando gli argini proprio a causa delle piogge incessanti di questi giorni. Circolazione a senso alternato in via Bore Tesino, nuovi danni al verde. Il primo cittadino Pier Gallini dice: rammaricati, chiediamo comprensione. Cittadini, c'è anche una foto degli argini del Tesino che sono stati devastati. Il maltempo appunto ha reso ancora più critica la situazione degli argini del Tesino. Il comando della Polizia Municipale ha disposto il senso alternato per la circolazione dei veicoli lungo la strada che costeggia a sud il torrente. La piena in corso in queste ore a causa della pioggia ha compromesso ulteriormente la resistenza degli argini, che stanno cedendo alla forza dell'acqua e riducendo vistosamente le distanze tra il corso d'acqua e il piano stradale. Ormai siamo rassegnati al commento del sindaco Pier Gallini, dice: affrontiamo il supplizio di Sisifo. La situazione è preoccupante non solo per l'erosione marina, anche per la quantità di materiale che temiamo di trovare sulle nostre spiagge una volta che il mare sarà calmo. Sempre su Riviera Oggi, si è svolta ieri una conferenza stampa. I turisti della Repubblica Ceca puntano su San Benedetto. Tanti pregi ma male il wifi. 15 tour operator in Riviera elogia denogastronomia e costa, ma un po' di polemiche per quanto riguarda il collegamento internet. Bene, Superjoy c'era a questa conferenza, possiamo vedere cosa è accaduto e le interviste. Il servizio. Oggi un incontro con 15 tour operator della Repubblica Ceca. Sì, con la mia agenzia stiamo organizzando un tour con agenzie straniere, soprattutto della Repubblica Ceca, che vengono a visitare il territorio di San Benedetto del Tronto e le zone limitrofe come Offida, Monteprandone, Ascoli, Centobuchi, Grottammare e Cupra. Questo in futuro è fondamentale per il nostro territorio, per far conoscere sia le strutture che il territorio, come cantine, enoteche, ristoranti, perché comunque i turisti che verranno quest'estate a San Benedetto devono sapere cosa poter fare, oltre che andare al mare, gli stiamo facendo vedere cosa poter fare durante il loro soggiorno. È un modo per incentivare il turismo. Sì, soprattutto quello. Sì. Il Comune di San Benedetto tenta di rilanciare il turismo della Riviera e non solo. Sì, questo è il nostro, diciamo, uno dei punti fondamentali per poter vincere finalmente questa crisi. Naturalmente, oltre alle strutture ricettive e all'enogastronomia, puntiamo molto su quello che adesso va di moda, cioè l'ecoturismo. Quindi il surplus del San Benedetto, oltre alle strutture ricettive e l'enogastronomia, quindi tutto ciò che produciamo, pesce e quant'altro, possiamo far vedere la riserva naturale Sentina, che naturalmente è il fiore all'occhiello dal punto di vista naturalistico, oltre al fatto il nostro lungomare, che tutti conosciamo, che è uno dei migliori d'Italia. Quindi cerchiamo di far conoscere le nostre eccellenze culturali, enogastronomiche e ambientali. Torniamo ora in Abruzzo, apriamo il sito ML.
Anche qui leggiamo i principali titoli. In prima pagina 31, multe al giorno e la scure dei vigili teramani. Il bilancio 2014 sono state oltre 11.200 e sono aumentate 617 rispetto all'anno prima, appena 21 verbali nella raccolta porta a porta. Viaggia ad una media di 31 verbali al giorno l'attività di controllo e repressione dei vigili urbani del comune di Teramo del 2014. Ruba 800 euro a un benzinaio arrestato, un ventenne teramano. A nulla è valso il tentativo del giovane di disfarsi dei 400 euro e di un involucro di hashish. A Ripe, notte da incubo, evacuati quattro anziani. La frana è ripartita, alimentata dalle piogge notturne, ha interrotto di nuovo la provinciale 53 alle porte del borgo. E da ieri fino a domenica scioperano 70 lavoratori del Mercatone 1, protestano gli esuberi che si prevedono dopo la richiesta di ammissione alla procedura concordataria. Evasione fiscale, la Procura organizza una task force con Finanza e Agenzia delle Entrate. L'obiettivo è quello di condividere le informazioni per contrastare le attività di rilevanza penale e recuperare le somme. Asili nido e polemiche in commissione per l'esternalizzazione. Il Movimento 5 Stelle accusa il sindaco Brucchi, delibera fumosa, servizi svenduti ai privati. Il PD Peter Pan cancellato nel silenzio. E a proposito di polemiche, ne è stata placata una, quella che riguarda Sant'Omero e la chiusura paventata dell'ufficio postale di Sant'Omero. L'amministrazione comunale ha accolto con soddisfazione la decisione di Poste Italiane, che ha sospeso il processo di riorganizzazione di tutti gli uffici postali. Noi abbiamo ascoltato il sindaco Andrea Luzzi, che però dice non bisogna abbassare la guardia. Ascoltiamolo. Abbiamo appreso con soddisfazione la sospensione del provvedimento di razionalizzazione da parte di Poste Italiane e abbiamo notato con grande soddisfazione che gli enti sovracomunali sono stati molto presenti. Soprattutto la Regione ha preso un provvedimento, una risoluzione nella quale hanno messo sia a disposizione del Comune gli uffici legali per cercare un po' di tutelare il nostro questo procedimento di razionalizzazione e poi hanno prestato il massimo del loro appoggio e questo ci ha fatto veramente piacere. Oltre a questo anche l'ANCI con il presidente La Penna ci ha convocati all'Aquila nelle scorse settimane per cercare di evitare il più possibile questi provvedimenti di chiusura che interessa il nostro territorio comunale e in particolare la frazione di Poggio Morello. Si tratta sicuramente di un risultato importante, ha sottolineato il sindaco Luzzi, che però non deve farci abbassare la guardia. Si deve utilizzare questo ulteriore tempo a disposizione per considerare nuove soluzioni a limitazione dei disagi in cui potrebbero incorrere i cittadini e lavorare per scongiurare una possibile chiusura futura dell'ufficio postale di Poggio Morello. Siamo convinti di poter fare, di riuscire a salvare l'ufficio postale. Certo è che dobbiamo prevedere delle strategie per evitare che poi si arrivi come a questo punto, cioè di un provvedimento di chiusura. Credo che noi cercheremo di coinvolgere anche il territorio interessato, perché il territorio ha un'utilità effettiva questo ufficio postale, perché ricordo che è la frazione non ha una banca, quindi anche per tutto quello che riguarda un po' il credito, diciamo che la maggior parte degli abitanti ha dei depositi, dei buoni fruttiferi, quindi postali, e quindi ha un interesse effettivo per quanto riguarda questo ufficio postale. Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, per quanto riguarda l'ufficio postale di Faraone, ha deciso di fare una raccolta firme, un'idea che volete prendere anche voi di Sant'Omero. Sì, sì, assolutamente, cercheremo di coinvolgere tutti i cittadini della frazione per organizzando una raccolta firma e metteremo in atto tutti i provvedimenti opportuni per cercare di salvare il nostro ufficio postale. Rimaniamo sempre su ML, andiamo a leggere gli altri titoli. Blackout e maltempo, il ministro Guidi risponde in aula alla Camera all'onorevole Giulio Sottanelli. E il violino di Milenkovic in concerto per Primo Riccitelli. E punti nascita a pagare in consiglio, come abbiamo già letto ampiamente. Forza Italia occupa l'aula, l'opposizione protesta per la
mancata discussione della risoluzione per il ritiro del decreto di chiusura. Scontro tra TIR sulla 14 tra Roseto e Pineto, un chilometro di coda. Ma andiamo ora ancora nelle Marche e apriamo questa volta l'Ansa Marche. In prima pagina rapina con sequestro in villa, anche due bimbi in ostaggio. Rapina con sequestro nella villa di un medico, come abbiamo già approfondito prima sul Corriere Adriatico. E torna a Urbino la muta di Raffaello. Il cardinal Menichelli al Quirinale. Piogge e frane nelle Marche. Mancinelli debutta, sindaco risponde. Rapina tabaccaia per 125 euro, è stata arrestata una donna. Rapinatore solitario a volto scoperto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. E a fuoco contatori in fondo alle scale, residenti rimangono bloccati, come abbiamo già letto prima. Apriamo ora invece l'Ansa Abruzzo per vedere anche qui i titoli della giornata. Il maltempo in prima pagina, cadono massi sulla provinciale per Fano Adriano. Senso unico alternato per le auto sulla strada provinciale 43 tra Intermersoli e Fano Adriano in provincia di Teramo. Il transito è vietato agli autobus e agli autocarri. E cede controsoffitto in aula, studenti feriti. Un giardino di Roma è stato intitolato a Ettore Troilo. E massi su strada provinciale nel Teramano. Ancora a maltempo, Sasi rinvia la sospensione idrica. Invece il SIULP ha denunciato lo stato della questura di Chieti. E lotta evasione accordo a Teramo, mentre Cuccioli in canale i vigili del fuoco ne salvano uno. Ma andiamo a vedere la notizia che riguarda il controsoffitto che è caduto in un'aula di una scuola media in provincia di Chieti, perché una folata di vento fa cadere assi in alluminio, due studenti vanno al pronto soccorso. È accaduto alla media Mollisani di Monteodorisio. I ragazzi colpiti a testa e spalle sono stati medicati all'ospedale di Vasto. Sul posto vigili del fuoco e tecnici del comune. Il sindaco di Giacomo ha annunciato controlli in tutte le aule e dice: sono dispiaciuto, all'ennesima dimostrazione di come venga costruito un nuovo edificio che possa mettere mano al già esistente. E concludiamo ora con il sito Teramano Certa Stampa e leggiamo anche qui cosa è accaduto nella giornata odierna. È morta a Teramo la signorina Assunta della ex libreria La Scolastica. Era conosciutissima da grandi e meno grandi, la signora Assunta aveva però 82 anni. E una maestra sempre a Teramo è stata travolta da una lavagna mentre cade la porta in una scuola dell'infanzia, insomma altro che scuole sicure, dice l'articolo. Un anno di attività per la Polizia Municipale Teramana, 11.250 multe nel 2014, 617 in più rispetto al 2013. Secondo incontro dei laboratori anno zero, si parla questa volta di una Teramo da ricostruire. È bella la storia di questo ragazzo, dalle macerie della casa dello studente alla laurea in odontoiatria. La storia di un 27enne israeliano di Haifa che si è brillantemente laureato presso l'Università dell'Aquila. E a Pineto invece scioperano i dipendenti di Mercatone 1, come abbiamo già letto, i sindaci di Pineto e Roseto anche tra i lavoratori. Bene, questa era la nostra ultima notizia, grazie dell'attenzione. La nostra rassegna stampa torna domattina alla solita ora alle 7. Buon proseguimento con i programmi di Super J. We'll be right back.